nessuna della percezione, quella di piccolo, correttivi, qualcuno che ha più chance di altri. Abbiamo provato diverse cose, comunque cioè, ci sono i tre centrali che hanno possibilità di giocare, Sciacca prima di un periodo passato in panchina, soprattutto dopo un infortunio, ha sempre giocato e aveva giocato bene. Leo e Dragan sono arrivati da poco, sono giocatori che hanno avuto poche possibilità di scendere in campo e quindi credo abbiano bisogno ancora un po' di tempo per essere nella condizione ideale per essere schierati, però sicuramente sono giocatori di valore, Leo ha esperienza da vendere, quindi se ci sarà bisogno sicuramente darà il suo contributo importante. L'ipotesi fissore centrale è remota, lui ormai è considerato un esterno di sinistra? No, non è considerato un esterno di sinistra, Matteo ha fatto spessissimo il terzo di difesa, quindi può fare sia il centrale che il terzino. A oggi sta facendo bene il terzino, adesso poi bisogna anche valutare bene questo trittico di partite che andremo a affrontare. La cosa giusta è pensare di partita in partita, però è normale che qualche pensiero, qualche scelta venga anche fatta in base a questo. Troviamo una squadra che è già di per sé secondo me forte, perché se non fossi forte non saresti lì, nonostante tutte quelle traversie societarie che ha avuto, buon ultimo questi due punti tolti. Se leggi l'11 titolare, ma non solo, è una squadra molto attrezzata. Arezzo è assolutamente una squadra attrezzata, è una squadra che spicca per le sue qualità offensive, perché può schierare due giocatori di categoria superiore come Moscardelli e Cutolo, e non tutte le squadre ce le hanno questi tipi di giocatori. Secondo me andremo a trovare un gruppo solido, un gruppo che probabilmente sta attraversando un momento difficile per le questioni societarie, ma che allo stesso tempo potrebbe essersi compattato proprio per questo, e alla fine sono le cose più pericolose. Mi aspettavo un mercato diverso vista la situazione dell'Arezzo, invece ho visto che sono rimasti praticamente tutti, e quindi questo vuol dire che c'è grande unione di intenti e per loro potrebbe essere un fattore importante. Diceva Pavanelle, naturalmente sono una partita di qualità, però per provare a battere questo Alessandro in questo momento bisogna alzare il livello di intensità agonistica. Calcio ormai si basa su questo, ormai poche squadre riescono a fare risultato giocando a basso ritmo. Noi ne siamo l'esempio, abbiamo alzato l'intensità, abbiamo alzato il ritmo e i risultati sono visti, perché poi grazie a queste caratteristiche vengono esaltate le qualità dei singoli. Quindi se riusciamo a esaltare le qualità dei nostri giocatori, ecco qui che i risultati poi vengono positivi. Il recupero di Marconi procede regolarmente, nel senso lui aveva due settimane, diciamo così, di prognosi, saltava almeno due partite. Ma adesso sta lavorando a parte, non è completamente fermo, sta svolgendo degli allenamenti personalizzati. Vediamo, è una situazione che si andrà ad analizzare giorno per giorno. A oggi non si è ancora unito alla squadra come ci si poteva aspettare, chiaramente. Quindi sta proseguendo, speriamo possa fare dei miglioramenti veloci. Dispiace che sia successo in un periodo dove ci sono tante partite una dietro l'altra, e quindi ecco, sarebbe stato assolutamente utile, lo è sempre stato, ed è un giocatore assolutamente importante in questo momento, anche a livello numerico sarebbe stato importantissimo per riuscire a dare così un po' anche di respiro a tutti. Ecco, quindi significa che queste tre partite, è vero, pensi una partita alla volta, però ti fanno fare un ragionamento anche un pochino di turnover, magari non su questa ma su quelle successive.
Ma qualcosa è normale che dovrò fare, non si può chiedere a tutto il gruppo di fare tre partite consecutive, ma perché già non scordiamoci da dove arriviamo, stiamo facendo una rincorsa bellissima, ma le rincorse sono particolarmente faticose dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Quindi credo sia giusto pensare di partita in partita, ma pensare anche a quelle che sono le caratteristiche degli avversari che andremo ad affrontare, quindi cercare di scegliere i giocatori giusti con il pensiero anche poi della partita successiva. Perché tu hai detto un altro potenziale offensivo, è vero, perché poi anche col mercato hanno aggiunto attaccanti, hanno forse qualche carenza, sono contati a livello l'Arezzo, a livello di difensore. Come si affronta questo 3-5-2 che avrà probabilmente Sabatino sulla sinistra, probabilmente, e comunque dietro questo ragazzo che ha fatto benino della Giovanna a Lucca? Ma si affronta come abbiamo affrontato, dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato tutte le partite prima di Arezzo. Ormai il nostro marchio di fabbrica è l'intensità, la disponibilità da parte di tutti. Credo che l'esempio migliore sia stato il recupero di Gonzales all'85esimo nella nostra tre quarti. Gonzales, dopo aver recuperato palla, è andato nell'area avversaria a creare scompiglio. Quindi, ecco, questo è quello che ci ha caratterizzato, è quello che ci ha permesso di rialzare la testa, lo spirito di gruppo, la voglia di lavorare l'uno per l'altro. Credo che queste siano state le nostre qualità migliori, quindi non deve cambiare niente. L'idea è quella di andare ad Arezzo e cercare di fare prestazione migliore possibile, cercare di essere più bravi di loro. Sicuramente è un campo difficile Arezzo, però noi siamo all'Alessandria e ce l'andiamo a giocare comunque a viso aperto con la nostra organizzazione, cercando di far male con le nostre qualità e cercando di togliere quelle che sono le loro caratteristiche migliori. Sappiamo che avremo di fronte dei giocatori importanti, come ho detto prima, a livello di nomi spiccano su tutti Cutolo e Moscardelli, però ce ne sono tanti altri e l'Arezzo senza penalizzazioni avrebbe una classifica buonissima, quindi c'è una squadra di tutto rispetto di fronte.